Moda e Sport effettua forniture complete per società sportive. Moda e Sport è a Paduli, in Viale della Libertà al numero 91, telefono 338-2635-918 e 340-1502-848. Presso il centro commerciale Buonvento, alla Contrada San Vito a Benevento, trovi In Casa. Articoli per la casa, oggettistica, complementi d'arredo, articoli in stile provenzale, liste di nozze e bomboniere. Da In Casa, in esclusiva tendaggi e copridivani della linea Be Quiet. E per le ultime tendenze, da In Casa, il Plaid in Pile con le maniche. In Casa, a Benevento, presso il centro commerciale Buonvento, in Contrada San Vito, telefono 0824 62019. Entra in casa. Per una casa in. Deminico Piaggio Center a Benevento, in via dei Mulini 108. Le sensazioni che può darti uno scooter Piaggio sono impagabili. Il marchio più famoso al mondo trova a Benevento un punto di riferimento importante. Piaggio Center Deminico, vendita e assistenza Piaggio. Quando si fondono esperienza e qualità, il risultato positivo è garantito. Deminico Piaggio Center, via dei Mulini 108, Benevento. Telefono 0824 357014. Da oggi c'è Archimede. E con Archimede risparmi fino al 25% sui costi della bolletta dell'energia elettrica. Archimede va installato subito dopo il contatore e con Archimede risparmi energia. Archimede è partner di Radio Città e per informazioni chiama il numero 0824 31 36 73 o 339 44 55 829. L'ora esatta di Radio Città. Sono le 17 e un minuto. Signori, ma soprattutto signore, buon pomeriggio da Mario La Monaca in Radio City Planet. Anche oggi con me torna il patrimonio. Buonasera. Ciao Gianluca, come stai? Normale. Sì, si tira a Campari, direbbe sì, qualcuno. Beh, a volte. Bentornato. Oggi per far tornare il patrimonio a Radio City Planet ci è voluta la Costituente, che tra un po' ospiteremo. Che dobbiamo rifirmare. Sì, tutti quanti, come fu, insomma, oltre 60 anni fa dovremo rifirmare. Per quanto vi prego, il nuovo disco della Costituente, tra un po' ce lo presenteranno live qui in studio Lorenzo Catillo e Pasquale Pedicini, rispettivamente voce, tastiere e synth della band. Stato bravo? Amico Francisco. Lui dovrebbe essere lo sbroglia carte. Lui dovrebbe essere bravo, la chiave dell'acqua, invece la chiavica dell'acqua. Invece anche oggi a Radio City Planet, tra pochissimo ci colleghiamo con Gaetano Vessichelli, che ci fa una bella panoramica sui fatti di cronaca, attualità, politica, costume, eccetera eccetera, accaduti a Benevento e nella nostra provincia, che non sappiamo più se chiamare Sannio o meno. No, non sappiamo oggi il TAR, come chiamarla. Adesso il TAR ha detto to a Avellino, a Sibiglia. Comunque il capoluogo è Benevento. Comunque cioè, il capoluogo. Come la giriamo e come la votiamo, sì. La pizza si chiama, sarà capoluogo. A proposito di votiamo, questa domenica si vota alle primarie del PD. Lo sai? Sì, lo so, sarò costretto. Devi scegliere tra Lorenzo ad andare a votare. Salve, c'è Matteo Renzi. Poi c'è Vendola, poi c'è Bersani, poi c'è la Poppato e poi c'è Tabacci. Bacco, Tabacci e Venere. Staremo a vedere chi la spunterà, no? Probabilmente uno di questi, quello che verrà eletto segretario del PD, premier, dovrebbe poi diventare premier oltre che candidato, perché i sondaggi gli danno in vantaggio. Dei sondaggi, delle cose, insomma, comunque sì. Chi sì, esce dei tra questi cinque, o io con la birra. O tu con la birra, che ultimamente gira una foto bellissima del test match del Twickenham Group, diciamo così. Sì, sì.
che è andato a vedersi la partita contro Tonga, Brescia, sì. È stato ritratto dal Corriere della Sera in foto il nostro patrimonio con una birra da litro, credo. No, era un classico mezzo litro, una classica birra. Anche quello è un test match per sé, esatto. E questa foto ha fatto il giro del mondo, era quando è stato eletto presidente Obama, era lo scontro a Sky. No, tra... il presidente Obama con Petraeus. Però, con Petraeus, sei stato ovunque, sì. Esatto. Ultimamente foto che ha fatto storia. Va bene, se anche voi volete una foto col patrimonio, inviate il vostro SMS per richiedere musica e commentare gli argomenti di oggi, ma anche per fare domande alla costituente. 329-2171-661. Potete anche telefonare, alza la cornetta, 0824-313673. Piscone nella finestra. Bravissimo. Se gradite. Siamo in Facebook, gruppo Radio Città Benevento. Siamo su Twitter, cercate Radio Città tutto attaccato. Su Twitter. Radio Città tutto attaccato senza accento. E poi come sempre link richieste radiocittà.net. Sul nostro sito trovate anche audio e video streaming. In FM siamo in tutto il Sannio 95.8. Sono stato spiegato? L'abbiamo detto tutto. Esatto. Devo salutare Massimo e gli amici del bar La Piazzetta. Ah, che vai da basso. Esatto, che è quella dove noi di Radio Città andiamo a prendere il caffè tutti i giorni. Tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Oggi già ci sono andato 4 volte e mi sono giocato pure 2 bollette. Ti ho visto, sei un po' nervoso. Sì, sto incazzato con un calabrone. Perché, Massimo, fai fare il caffè a tua moglie che lo fa meglio. Certamente. Ci tengo a dirlo. Inoltre, pensate un po', cioè noi andiamo sempre là e ha messo la radio da 2 giorni. La nostra Radio Città. E quindi noi ora lo perseguiteremo. Perché non deve andare a fotendo i radio FM. Là dentro ci deve sentire in streaming. Figure, che pensa un po', guarda proprio nel 2012. Regaliamo, facciamo una colletta, regaliamo una radio a Massimo del bar. Va bene? A radio, a morta a radio. Torniamo con Vestigalli tra pochissimo. Prima Bon Hiver, che significa buon inverno in francese. Beh, a te e famiglia, ricordiamo che quando il nostro patrimonio è andato a Bordeaux. Lo so, ma quando manchi da un po' di tempo viene sempre in mente questa cosa. Di Bordeaux. L'anno scorso è andato a Bordeaux per farsi allungare l'ambaradan. Al che il dottore di Bordeaux ha detto: ma non c'è bisogno! Ma oui! Oh,
lui è Bon Iver. Avete ascoltato Towers a Radio City Planet. Tra poco ci collegheremo con Gaetano Vessichelli perché avrà notizie fresche riguardanti la provincia, quello che ne rimane, comune, eccetera, eccetera, ma anche qualche approfondimento in più sulle dichiarazioni di Aniello Civitile, che è il presidente. Aniello della provincia di Benevento. C'è il sindaco Pepe, che si chiama Aniello, che è proprio tipico della provincia di Napoli, sì, o di Salerno, di anche, Salerno. Io mi ricordo, andavo al mare Aniello, sì, forse Salerno. Prima di tutto, pardon, ma sigla del patrimonio, grazie, se non oggi non si parla. Dicevo, una parte della costituente è in studio, si sta rilassando facendo sì. I gargarismi col vetriolo, tra con un po' vetriolo, con l'acqua minerale, fantastico, con l'acqua liscia. Abbiamo acqua minerale in bottiglia di vetro oggi. Che testimone di Geo. Testimone di Geo. Potuto sentire da testimone di Geo. Una voce dall'oltretutto. Poi quando bussavano ci stava sempre la vecchietta al piano di sopra che faceva: "Non ci serve niente". Un classico. Oppure: "Siamo atei". Sì, esatto, e protestanti. Senti, patrimonio. Dicevo, visto che no, insomma, sto sì. Fatto della provincia, mo. Adesso tu sei patrimonio UNESCO, no? Ma fai parte della provincia di Benevento o di Avellino? Beh. Bella domanda, da un milione di euro. Dimmelo sinceramente. Cioè, c'è gente che vuole sapere. Io mi sento della provincia di Benevento. Sì. Però poi a volte quando vado a fare le castagne le vado a fare nella provincia di Lì. Esatto, verso Montella. Montella, hai ragione. Anche se le castagne delle nostre parti non sono male. Bravissimo, appunto. Hai ragione. Senti, visto che ci troviamo... A parlare, sai, soprattutto vado a comprare l'aino nelle parti te credo. Lì ce ne bravissimo. Sono molte. Volevo leggerti, renderti partecipe di questa news, tu che sei un noto cagone dei trasporti aerei. Sì, io sì. Mi cago sotto. Tant'è... Tra l'altro c'è anche Lorenzo che si caga sotto ancora più di me. Che salutiamo, Lorenzo Catillo, che tra l'altro oltre ad essere un amico di Radio Città. Buonasera. Noto opinionista, non solo politico ma anche sportivo, sarebbe pure la voce, nonché busse, colui no? Che realizza i testi della Costituente che sta bussando, che sta come bussando. Sentite. Comunque senti, un pilota su tre si addormenta almeno una volta mentre è in servizio sulle rotte europee. Non sto scherzando, mi guardare così. L'allarmante dato pubblicato dal domenicale tedesco Bild. Ma hai visto invece l'aereo che... Che cosa? Dice che un aereo della Lufthansa si è sentito male il pilota e l'ha fatto atterrare un si è ammoccato. Fantastico. Un passeggero, si è seduto. Sì, ma non ciccare a terra però. Si è ammoccato, esatto. Allora, dicevo, questa ricerca lo riporta, insomma, chiaro il problema. È uno studio compiuto dall'European Cockpit Association, l'associazione europea dei piloti, che fa sapere che a quanto pare un pilota su tre si addormenta mentre è al lavoro, mentre guida un Boeing, un jet. Non è bello. Non è bello, anche perché tu, che sei cagone, da oggi sarai ancor più... No, mi metto proprio vicino alla cosa del comandante. Come certo. Vedo che si sta parlando, schiaffo dietro al cuzzetto. Sveglia! A fare male. Comunque, buonasera a Lorenzo Catillo, Pasquale Pedicini, una parte buonasera, della Costituente. Buonasera Pedicini. Buonasera. Si avvicini al suo cugino, nonché voce della sua band, se no sentiamo una ceppa. Buonasera. La solita Costituente. Esatto. Per fare un disco lo incidono 3-4 volte. Io sono arrivato vestito da testimone di Geo e mio cugino da gommista. Perfetto. Che è una cosa meravigliosa. Una salve ragazzi. Particolare. Difficile. Una giornata difficile, come ormai messo l'abito buono. Quello delle occasioni. Allora, oggi la Costituente ci farà ascoltare diversi brani di quello che è il loro nuovo disco che uscirà. È uscito? Uscire? Mentre pensate ai cazzi vostri, mi dite quando esce. Per quanto sappiamo, vi prego. Non lo sappiamo precisamente. A breve, la settimana prossima. Ancora non ci è stata comunicata la data ufficiale. Proprio, sai, giorno tot, catalogo di distribuzione. Comunque è uscita ai primi di dicembre. Diciamo, già mi piace questa intervista. Che cazzo siete dovuti a fare? Perché facciamo la presentazione. Ecco, allora tra un po' torniamo così parliamo della presentazione e tutto il resto. Prima un noto autore che, come direbbe Lorenzo, passeggia con i tacchi a spillo. Esatto. È Mario Venuti in senso motorio. Però a me piace Mario Venuti. Anche a me, lo preferivo al tempo dei De Novo, però. Quindi non sì, passeggia con Luca Madonia. Con Luca Madonia, a cui bravissimo. Tu assomigli. Io sono figlio di Luca Madonia. Non lo diciamo a Gigetto, però. E sono stato anche azzurro di sci, lo volevo dire così. Vabbè, comunque tra poco torniamo con la Costituente, si chiama Trasformazioni Mario Venuti, anche perché so che Mario che scia Venuti. Con le orecchie del tempo ci sorprenderà. Eventi più grandi di noi. Quando l'asse terrestre si sposterà e
se il mondo finisse domani, pianterei ugualmente il mio albero di mele, anche se la terra sprofondasse nel mare, nuoterei come un pesce attraverso le onde, gli oceani e gli abissi profondi per raggiungere. Ritorno di Mario Venuti. Mario Venuti è tornato, quindi è Mario Tornati. Avete ascoltato Trasformazioni, si chiama così. Patrimonio, dicevi? Che te avevo detto prima? Che mi avevi detto? Prima abbiamo detto che un pilota su tre che fa le tratte europee in aereo padre si addormenti durante i voli. Invece? E invece a questo ci è venuto un coccolone, esatto. Un pilota dell'Ufthansa e un aereo... è tutto vero, ragazzi, eh? Notizie patrimoniali, se non ci credete. Che veniva da New York. Ha fatto un atterraggio in emergenza a Dublino e uno dei passeggeri che aveva un brevetto di volo, meno male, si è seduto al posto del comandante e ha fatto atterrare questo bestione con 264 persone, salvandole. Quando si dice un furgoncino, quando si dice un colpo di mazzo, sì, la classica botta di Lufthansa. Tra l'altro, so che molti, però, sono anche le persone rimaste contuse nonostante l'atterraggio, perché molti hanno preso l'orchite a furia di grattarsi dalla paura e quindi li hanno portati. Invece è successo questo fatto questo è radio verità, sì, l'altro giorno un aereo che veniva da Cuba ha preso non so quanti vuoti d'aria, così le persone senza cinture di sicurezza, dice che ci stava gente che fluttuava nell'aereo, che capate a destra e a sinistra, assenza di gravità, sì. 100 feriti, Madonna, tutti spedazzati. Noi non vogliamo aumentare, se qualcuno che ci ascolta ce l'ha, la vostra fobia per il volo, ma è anche giusto che non vi dica queste cose. Di Pasquale, no, alza il dito, maestro posso parlare, sì. Due. Prima Pasquale diventano due. La costituente dice la sua. No, non è paura del volo, è terrore. È proprio strizzo. Dopo queste notizie, sì. Ma io mi cago proprio sotto, non vado proprio. Vabbè, abbiamo assodato che la paura è paura, non si scherza. Però volevo sapere... Ivan ci dice: allora può guida tu la prossima volta. Esatto. Forse potrebbe essere una soluzione. Una grande soluzione. Dico anche... a Ivan: ciao Ivan. Ciao Ivan. Che la prossima volta guido io. Che non è male come idea. Tra l'altro, so che al patrimonio, oltre al costo del biglietto aereo, ogni volta che vola gli costa veramente un patrimonio, perché sei da ambriacato per non pensarci. Sì. Esatto. Lui non c'ha l'assistente di volo, c'ha il maître direttamente, il sommelier sull'aeroplano. Una cosa. Due volte mi è capitato di volare. Sì. Una delle due volte stavo proprio insieme a questo soggetto che mi disse: no, vieni, che ci imbriagamo con e stiamo tranquilli. Dopo un quarto d'ora lui era ubriaco e io stavo nel panico su questo sediolino. Sì, che si manteneva alla cappelliera, come se fosse una cosa sicura la cappelliera. No, non mi cagava proprio più. Lui. Ecco, immagino che questo abbia anche contribuito alla storia della Costituente, questo episodio. Sì, insomma, ecco. Se oggi ce ne abbiamo così, sì. C'è anche scritta questa. Immagino la scena, perché poi
poi tu devi affidare uno così che sai che mette sicurezza, diciamo, no, che si, che è più cagone di te in aereo. Ma lui si era ubriacato, però il suo modo di essere ubriaco gli serviva per falcare un po' la hostess che stava là. Non so se... cioè io vedo questa scena che so... bazzicava con la hostess mentre mi cagava su. E io perché tenevo buona la hostess perché si sentiva una puzza nell'aereo. Non si sa mai, evitare figuracce. Allora, velocemente, chiedo alla costituente, poi parliamo di musica dopo, giuro. Chi vince le primarie del PD domenica? Vendola. Vendola. Oppure? Oppure Vendola. Vendola, sì. No, perché molti danno in vantaggio, salve, sono Matteo Renzi. Oggi ho visto un po' i sondaggi. No, no, no. No, c'è la paura addosso. Se no dovete ricambiare nome al gruppo, eh. Dico, sì, la ricostituente. Esatto, il ricostituente lo chiamate. No, allora, secondo Catillo vince Vendola. Secondo Pedicini. Oppure? Oppure? Sì, Bersani. Vendola, Vendola. Ma io direi Grillo. Ok, perfetto. Ha sonato questo, ascoltiamo gli astenuti. Un altro pezzo nuovo. Sì, loro sono le Twin Atlantic, le sorelle gemelle atlantiche. Sentiamo, Il pezzo si chiama Free. If you're scared and walk away, there's no need to feel ashamed. Yeah, we all feel the same. I fell in love with rock and roll until I found it was false. It plastered on a face for me. Chiama Free, avete ascoltato Twin Atlantic a Radio Città, la prima novità internazionale di oggi. Bentornati on air Radio City Planet. Abbiamo, insomma, tempo per occuparci di quello che è accaduto oggi nel Sannio. Lo facciamo grazie all'ormai uomo dell'informazione di Radio Città, almeno quando c'è Radio City Planet, il nostro Gaetano Vessichelli, che abbiamo in collegamento, il quaderno.it. Ciao Gaetano. Ciao Mario. Ciao. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao. A te. Ti dico subito, oggi sono in compagnia del patrimonio e c'è anche un po' di costituente, Pasquale Pedicini e Lorenzo Catillo. Tanta roba, quindi. Sì, radio. Oggi sì. Puntata bella ricca. Ciao. Saluti, no. Tutti. Saluti, saluti. Saluti, ragazzi. Saluti. È un bellissimo patrimonio sugli spalti dell'Olimpico. Hai visto? Bello. Sì, io
ho apprezzato tantissimo. Guarda, adesso... che è una cosa incredibile. Dopo William e Kate, il più fotografato, in realtà. Per forza, sì. Voglio dire. Una cosa che tu nemmeno immagini. Tra l'altro, hanno provato a sequestrarlo, a chiedere il riscatto in 20 minuti, non ce l'hanno fatta. Ti dico, no, perché non c'era niente da coprire, sì. Oppure da minacciarmi. Né tantomeno 8 milioni di euro da pagare. Cioè, no, ma quello soprattutto è stato fatto perché. Sì. Berlusco ha detto rapite un po' a quello, perché se deve, non deve parlare, non deve parlare, minacciatelo, fateci capire che si deve stare zitto. Allora, Vesicelli, mentre qua diciamo si fa dietrologia, ti chiedo, il TAR ha rigettato la richiesta di Avellino? Sì, il TAR ha rigettato la sospensiva che aveva richiesto appunto la provincia di Avellino. Guarda, qui sono tutti dispiaciuti, soprattutto il meccanico, il gommista. Il gommista. Gente che si strappa i capelli. No, la cosa divertente oggi, che ha avuto anche diciamo un piccolo, non battibecco, una piccola differenza di... Vabbè, comunque con alcuni colleghi di Avellino che appunto sostenevano il contrario, ma voglio dire, se il TAR del Lazio ha detto questo, non è che me lo sono inventato io. Diciamo più che altro che questa notizia che è arrivata nella tarda mattina di oggi ha preso una piega diversa, perché appunto il presidente della provincia di Avellino, Cosimo Sibilia, ha fatto un po' come i bambini, cioè nel senso è andata male, lui ha detto no, non è vero, abbiamo vinto noi, sì, sì. E quindi diciamo è uscita dalla stampa nazionale, lancio ANSA, questa notizia che Avellino aveva vinto il primo round. In realtà non è assolutamente così, infatti se qualcuno domani comprerà qualche quotidiano nazionale magari leggerà questa cosa, ma in realtà non è assolutamente vero, perché Sibilia aveva leggermente omesso di commentare la notizia del giorno del TAR, che era quella appunto che la sospensiva richiesta da Avellino e da Frosinone è stata rigettata, quindi non c'è, secondo il TAR del Lazio, nessun principio di incostituzionalità del provvedimento, per quanto riguarda il capoluogo, questo chiaramente. Quindi significa che adesso si discuterà in Senato, vedremo cosa decideranno, se la ritireranno, non la faranno, eccetera, eccetera. Sta di fatto che, insomma, dal punto di vista almeno legale, sì. Come dire, non ci sono ostacoli per quanto riguarda appunto i parametri appunto designati da Padroni Cristi, che poi nel 2013 si discuterà di tutti quanti i verdetti di appunto le richieste di incostituzionalità del provvedimento, quindi incluso anche quella della provincia di Benevento. Tutte, sì. E allora lì quello è un altro paio di maniche, ma insomma quello di Avellino contro Benevento è stato rigettato, anche se l'Avellino non lo hanno scritto. Va bene, quindi Sibilia sarà ancora più incazzato dell'ultima volta, no? Sibilia, diciamo, classico PDL, cioè, un po', sì. I ristoranti sono pieni e quindi è andato un po' così. No, mo' i bar sono pieni. Adesso i bar. Adesso i bar sono pieni, di Avellino. Senti, certo. Ci spostiamo in quella che ormai è una provincia che ancora non ha un nome, Sant'Agata dei Godi, godo spesso a Sant'Agata. Insomma, sono molti, 12, i rinvii a giudizio per il concorso del comandante dei vigili urbani che risale al 2009. Sì, 12 rinvii a giudizio, c'è anche il sindaco Carmine Valentino in mezzo. E tutta la santa amministrazione, però si tratta, ripeto, di rinvio a giudizio, quindi non ci permetteremo mai di dire colpa loro, sono condannati, sono colpevoli, però insomma qualcosa è successo, anche perché appunto i 12 rinvii a giudizio li ha fatti Antonio Clemente, il PM Antonio Clemente, non Gian Piero Clemente, no. Clemente Mastella, no, è un altro Clemente, un po' più tosto, diciamo. Beh, un giudice che si chiama Clemente avrà una certa perizia, no? Nel fare il suo lavoro. È garantista. Insomma, c'è qualche dubbio su questo concorso del 2009 sul comandante dei vigili urbani a Sant'Agata dei Godi? Sì. Qualche forzatura, giusto qualcosina. Invece ancora oggi, ancora stamattina, immagino avrei seguito proprio tu la vicenda, scuole cittadine in fermento, assemblee nei licei, tentativi di occupazioni, insomma è successo un po' di tutto. Io ogni volta che seguo questa cosa mi ricordo i tempi del liceo, quando venivano quelli della Digos e mi fermavano. Sei un nostalgico. Sono nostalgico e quindi di conseguenza sono andato molto volentieri. Domani diciamo che diverse scuole della città verranno occupate. Sì. Non ti dico quali, sennò... Ma io mi chiedo come fai ad avere queste informazioni tu. Sai. Che tu sei un nostalgico e sei rimasto in quella rete di collegamenti. Però mi sono sotto casa, quindi non è che non ti dico quali sono. Sigalli, favorisco i documenti, lo so. Vabbè, io ti conosco, sono 20 anni. Bravo. Vabbè, comunque, è stato di fatto che insomma domani c'è un po' di mobilitazione, sappiamo, un po' di fermento tra le scuole. E quindi il fermento tra le scuole. Il fermento tra le scuole, Fermento tra le scuole, esatto. Beh, va bene, Vesicelli. Sì, domani. È questo. Appunto ci saranno le prime occupazioni. Occupiamo con le K scritto, come vecchi tempi. Va bene, ti ringrazio, caro. Ci sentiamo domani in Benevento Reporter.
Va benissimo, ci vediamo domani. Ci vediamo anche. Il simpaticissimo Umberto del Basso Decore. Oh, ecco. The Art Decore pure ultimamente. Sì, infatti. Grazie, ciao. Art Decore. A tutti, ciao. Ciao. Grazie a Gaetano Vessichelli, il quaderno.it, che è stato con noi a raccontarci un po' l'informazione di oggi nel nostro territorio. Avete visto Manganelli, cittadino ad honorem della nostra città? Silenzio fu. Il capo della polizia Manganelli, che tra l'altro ieri era a Ballarò. Sì, l'ho visto. L'avete visto? Sì. Che ne pensate? Io so che quando Fausto Pepi ha detto capo della polizia, no, la insigniamo più... della cittadinanza onoraria, io ho risposto grazie, mi dai i documenti per favore. Sì, la cosa più divertente che ha detto ieri a Ballarò, la prima cosa, si identifichi. Sì, vabbè, si discuteva sul fatto di far mettere, che ne so, ai celerini, a chi parla, ai poliziotti sul casco, una cifra. Una cifra.